Sera e ben trovato eh, Il consueto appuntamento del TV con Pronto Pescara, la eh, trasmissione ideata e eh, condotta dalla nostra redazione, ma che si onora della presenza di Gianni Russoso. Eh, ciao, grazie. Non sono qui da solo, ovviamente, non siamo qui da soli, anzi, perché c'è in regia Alceo Tontonati man manca Luca Teseo che eh, tornerà nei rami eh, giovedì festa e sappiamo benissimo che Luca e i suoi impegni di lavoro. Prima di eh, introdurci in questa che è un po' una serata particolare perché a differenza eh, degli altri appuntamenti non ci limiteremo a commentare solo l'ultima partita giocata dal Pescara, nel caso specifico il eh, successo. Del San Nicola di Bari contro i Galletti di Torrente, ma parleremo anche, e eh, con dovizia di particolari credo, Gianni, no? del, dell'imminente partita di domani, eh, quella contro il Varese di Maran, che si preannuncia eh, ostica per vari eh, motivi. Dicevo, prima di entrarci in tutte queste eh, argomentazioni di Pronto Pescara, una notizia di servizio per tutti i tifosi eh, biancazzurri. Innanzitutto il dato dei tagliandi venduti eh, intorno, fino all'orario delle ore eh, 19 di quest'oggi 31 ottobre. Sono 9.000 i tagliandi già staccati ai quali vanno eh, sommati eh, gli abbonamenti sottoscritti che sono 2.882, quindi alle ore 19 del 31 ottobre siamo quasi a 12.000 presenze già certe eh, allo stadio Adriatico per Pescara Varese. Un buonissimo risultato ma non finisce qua. Perché eh, per venire incontro alle esigenze del popolo pescarese, che in massa sicuramente, eh, secondo le previsioni, si, reca si recherà allo stadio Adriatico per tifare la propria squadra, la società, di concerto con, le, eh, con gli organi competenti, eh, ha ehm, stabilito per domani l'apertura del botteghino eh, lato eh, curva nord quella insomma, per intenderci, all'incrocio con eh, Viale Davalos che sarà eh, aperto per permettere anche ai ritardatari di eh, poter eh, accedere all'acquisto eh, del ticket per la partita. Ciò non significa che bisognerà ovviamente ridursi all'ultimo momento, anche perché come è presumibile ci saranno code e eh, le operazioni non saranno celebri tra lo eh, fornire i dati e ehm, Stampare il biglietto, quindi eh, la società invita, eh, la società stessa mediante nota a ehm, recarsi nelle consuete prevendite, quelle che domani, che è un giorno festivo, saranno aperte, che sono ovviamente consultabili eh, su internet, per snellire le procedure. Documento alla mano, poi è solita procedura per entrare allo stadio con i tornelli. Detto questo, Gianni ti rinnovo ringraziamento per essere qui come tutti i lunedì e iniziamo a parlare di questo Pescara. Yeah, a domanda rispondo. A domanda rispondi. Mi ha particolarmente solleticato quest'oggi il eh, tuo articolo della, di una delle rubriche che nelle tue varie collaborazioni curi, eh, la rubrica in questione Zemaneide. Sì. Eh, hai toccato vari argomenti eh, a mio giudizio molto molto interessanti che invito tutti quanti Dopo la trasmissione, andare a leggere per coloro che non l'hanno già fatto. Innanzitutto eh, poni l'accento su eh, una questione eh, che secondo me è peculiare della piazza Pescarese. Eh, quando tutto va bene, si cavalca l'onda, quando eh, tutto va male, l'onda viene cavalcata, ma è l'onda dello tsunami. Tu invece sostieni correttamente, a mio modo di vedere che è nel momento dove le cose vanno bene che bisogna fare delle critiche, critiche costruttive, critiche per migliorare. Tu lo fai, lo fai a modo tuo e lo fai correttamente secondo me e non sei il solo perché il condottiero stesso di questo Pescara, Zeman, nonostante i tre punti, nonostante la buona prestazione, nelle parole del post gara e anche in quelle della conferenza stampa di oggi che trovate su forzapescara.tv, a posto più l'accento la, su quello che non è andato bene nella pur trionfale campagna di Bari piuttosto che sulle cose che hanno funzionato senti la cosa più logica intanto da mettere in evidenza è una è la palistiana però bisogna sempre ridirlo perché come spesso mi capita di, di affermare le verità per essere capite devono essere ripetute. Quindi, a costo di sembrare stucchevole per alcuni, quelli che hanno buona memoria e che possono dirmi, Gianni, ma tu questo lo hai già detto altre volte, io ribadisco che bisogna assolutamente avere il rispetto dei ruoli. Il rispetto dei ruoli sta a significare questo: il tecnico Zeman non può fare il tifoso, deve dire le cose come stanno e Zeman, che ha una coscienza professionale molto. Elevata e io plaudo a quella che è la sua eh, onestà intellettuale calcistica. Fa bene nel mettere in evidenza alcuni aspetti negativi, ma non lo fa per, per gigioneggiare, dire: Ma come la squadra va bene? Tu dici che bisogna ancora migliorare, che le cose non sono andate tutte bene? Fa benissimo a metterle in evidenza perché fa capire bene e meglio le situazioni. Questo è un ruolo. L'altro ruolo è il, è il giornalista. Il giornalista non è altro che un allenatore fuori dal campo. Quando qualcuno scherzando, ironizzando, dice: Ma allora se siete così bravi tecnicamente, perché non andate a fare i tecnici in panchina? Prima di tutto, perché in panchina fa freddo, poi perché probabilmente in panchina la partita si vede male perché io sfido chiunque a godersela la partita dalla panchina. Terzo, perché uno preferisce fare il giornalista, preferisce scrivere di calcio, commentare il calcio stesso piuttosto che farlo che insegnarlo, praticarlo. Però la frequentazione decennale, per alcuni cinquantennale, come nel mio caso, ma sono nato troppo, troppo presto, e ci consente anche di aver assimilato, come se avessimo fatto una serie di stage o di master, come si dice oggi, con i migliori tecnici italiani è chiaro che le cose le impari e qualche volta ti trovi anche a sapere qualcosina di più rispetto a dei giovani allenatori che devono ancora fare la loro pratica. No? Terza posizione che va rispettata è quella del tifoso. Il tifoso gode, il tifoso... Se prende un colpo apopletico l'avversario e subisce il gol e lui vince è felicissimo. Non gliene frega niente di stare ad analizzare i perché e i per come della partita. Tant'è che soprattutto per quei ragazzi splendidi per la coreografia che sono della curva, e quelli della partita di 90 minuti li riescono a vedere se no 20 minuti, seppure, perché stanno lì a gioire e a godersi il loro spettacolo certo. auto. Prodotto, autofatto, autocompiuto piuttosto che vedersi la partita, loro sono lo spettacolo nello spettacolo. Detto questo, come, come antefatto, diciamo andiamo subito sullo specifico di Bari. Io la partita di Bari l'ho studiata, l'ho analizzata, e al di là di quella che è la soddisfazione massima immensa di tifoso, che, però, cancello perché in questa ora noi dalle 20 alle 21. Siamo dei commentatori e allora dico che al di là di quella che è la soddisfazione, anche da critico di certe giocate che sono state splendide, per esempio, non mi è piaciuto. Primo, il fatto di aver perso troppi palloni a centrocampo per dei passaggi errati, ma non perché ti pressavano gli avversari, ma solo forse per un pizzico di concentrazione in meno, forse di, di, di supponenza, forse di sufficienza. Ma laddove mi sono incavolato un paio di volte è nelle rimesse laterali, cioè voglio dire, nel mentre il passaggio tu lo fai col piede e quindi sei in corsa e quindi probabilmente hai timore di sbagliare e sbagli, ma nella rimessa laterale, viva Dio, tu la palla la giochi con le mani, è vero che i marcamenti sono strettissimi e certe volte non sai a chi dare la palla, però darla direttamente all'avversario mi sembra un, un errore che bisognerebbe evitare. E se qualcuno si ricorda, adesso fra mente locale alla partita, si ricorda che di, questi, di queste rimesse laterali ne abbiamo sbagliate almeno tre importanti, laddove si è potuto costruire da parte degli avversari un'azione di rimesse che poteva costarci qualcosa di più. Detto questo, Zeman dice perché Zeman guarda la partita da maestro e dice ci sono, state degli, ci sono stati degli scompensi tecnici che presuppongono il fatto che determinati, alcuni ragazzi, adesso non facciamo i nomi, perché si vince in 11 e si perde in 11, anzi si perde in 11 più coloro che sono entrati dopo, i rincalzi. E allora in definitiva, eh, Zeman dice: Se in allenamento io vi chiedo di non fare certe cose, perché poi me le fate sul campo e mi fate perdere la pace, la tranquillità. Hai detto due delle circostanze che hai sottolineato nel tuo articolo, nel quale però emerge un dato di fatto eh, che Zeman oggi ha palesato a chiare lettere. Qualche Errore difensivo nel momento in cui il Bari era errore intendo, di, posizionamento di posizionamento e di interpretazione eh, della partita Almeno due occasioni clamorose Nel momento proprio nel quale il Bari doveva essere eh, allo sbando il Pescara tra virgolette si è fatto un po' schiacciare Uccellare, uccellare. Schiacciare. Stava, per, per perdere, stava per prendere il gol in definitiva Sì e di questo si è lamentato Mr. Zeman, ha detto difesa troppo bassa, poco corta, ci siamo fatti schiacciare. Sì. E ha detto una cosa, quest'oggi in conferenza stampa, che mi ha molto sorpreso e eh, sulla quale vorrei chiedere la tua opinione. Si è autoimputato alcune colpe di questo atteggiamento difensivo nella fase diciamo, centrale ed iniziale della seconda frazione di gioco del Pescara, perché ha concesso una deroga alla sua eh, difesa in linea, ossia sì. per sua eh, scelta un uomo dei due centrali doveva stare più attaccato a Marotta e l'altro un po' staccato indietro. Non Uno di... marcamento a uomo insomma. Non in diciamo libero vecchio stampo sì, perché sì. sarebbe una bestemmia per la filosofia zeemaniana, però un accorgimento che rarissimamente eh, si può vedere in squadre del Boemo. Sì, è giusto. Del resto, eh, se eh, faccio scorrere un po' mentalmente eh, i fotogrammi della partita, eh, mi ricordo perfettamente di due occasioni in cui i nostri so, sono trovati completamente eh, fuori posizione, tanto da lasciare eh, dei varchi impressionanti, almeno in due occasioni. Poi c'è stata eh, un'altra un altro aspetto che mi è sembrato di vedere nel corso della partita è il marcamento a uomo di uno dei due eh, centrali che non è stato sempre fatto nella maniera più efficace. Diciamo che nella economia dei 90 minuti più il recupero il Pescara ha offerto uno spettacolo più che dignitoso, uno spettacolo a volte direi esaltante. Un'orchestra. Un ci mettiamo apportata. i meriti del Pescara e ci mettiamo anche qualche demerito della squadra di Torrente che mi, è, mi ha dato l'impressione in questa partita di subire, direi così, con una frase ad effetto, il fascino eh, tattico di Zeman. Cioè lui in definitiva aveva paura di questo Zeman, lui, e probabilmente non se n'è accorto, ma la stessa paura l'ha ehm, fatta eh, passare anche dei, ai suoi ragazzi perché ho notato che il Bari... Era timoroso, cioè, siccome il bar che ho visto in altre occasioni mi era sembrato un po' più pimpante, un po' più rustico, anche per certe espressioni, però efficace. Contro i Pescara avevano la tremarella, diciamoci la verità. C'è un altro aspetto del, dell'articolo odierno che hai redatto che mi solletica, ma. Lo tengo un po' più in là per questa eh, puntata e iniziamo a dare lo spazio a quelli che sono i padroni di questa rubrica. I eh, nostri amici web, che ci seguono sul web. Eh, utenti che possono commentare, fare riflessioni, domande e quant'altro, sia attraverso il proprio profilo Facebook se loggati, c'è la finestrella apposita sulla destra mm. del vostro sito, del, nostro, del vostro nostro sito, è inutile che ve lo spiego per l'ennesima volta, oppure sull'apposita barra eh, strumenti su forzapescara.tv chiudo dicendo che la diretta come al solito è da qualche settimana a questa parte si può seguire anche dal vostro cellulare eh, entrate su forzapescara.tv slash live e cliccate l'iconcina corrispondente al vostro cellulare esso sia Blackberry, Android, iPhone o quant'altro e allora iniziamo proprio da Facebook con Fabio Bandini buonasera a tutti Ragazzi, ma come si fa a non credere alla Serie A? Capisco, che, capisco se, se ora eravamo secondi con una squadra che ci si trovava per sbaglio, tipi aiuti o, partute, o partite facili. Siamo primi, dominando ovunque, con riconoscimento di miglior squadra col bel gioco in Italia e con più gol attivi della Serie A e B. E ora anche insigne che potrebbe restare un altro anno se si va in A e scala. Che dire, godo e domani tutti a ti fare pescare allo stadio. Sì, E qui c'è quella che è la, la filosofia del tifoso che comincia dopo gli anni bui, comincia veramente a vedere degli squarci d'azzurro bellissimi e dice ma perché non crederci, perché non non godere. Questo mi porta ad una riflessione su quelle due anime di cui ho parlato abbondantemente nelle altre, eh, nei, nelle altre puntate, negli altri nostri incontri, tant'è che uno dei tuoi eh, amici qui ha detto ha detto, eh, che ha detto Dice Gianni, ma perché critichi la società? Io non stavo criticando la società perché bisogna saper leggere le parole quando sono scritte e saper intendere le parole quando vengono dette. Io stavo soltanto dicendo che all'interno della società ci sono due anime e sono palesi per chi sa vedere e sentire le cose. Da una parte c'è Giuseppe, detto Peppe, Adolfo. De Cecco, presidente, che dice: si può, proviamoci. E c'è un'altra corrente che dice: stiamo con i piedi per terra, freniamo. E allora, io ho commentato psicologicamente quel teniamo i piedi per terra, dicendo: se è una considerazione che riguarda il tessuto interno societario che deve stare con i piedi per terra per analizzare bene i costi e quant'altro mi sta bene e allora quel teniamo i piedi per terra tenetevelo voi all'interno dei vostri uffici ma se voi ufficialmente mi dite al tifoso teniamo i piedi per terra allora a pensare male si fa peccato come si dice da qualche parte però a volte ci si azzecca anzi molto più che a volte ci si azzecca vuol dire statevi calmi non vi accendete perché tanto noi saremo qui con i piedi per terra perché stiamo frenati frenati perché Avete paura delle spese successive? Avete paura del fatto che se la squadra si, si trova in seconda, terza posizione a gennaio il pubblico vi chiede di fare 30, eh, dopo aver fatto 30, di fare 31 e quindi tornare sul mercato per, per aggiustare un pochino meglio il piatto e farci mangiare veramente qualcosa di estremamente godibile? E allora era entrare un po' in quella che era la filosofia del pensiero. Di colui che si è autodefinito il ragioniere della situazione. Va bene? Detto questo, però, credo, siccome io sono un po' l'uomo che cammina a piedi per pescare, la gente mi vede, io cammino, fumo il mio, la mia pipa e, 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 e sento e seguo e mi fermo a parlare con tutti coloro che hanno voglia di scambiare quattro chiacchiere con me, sento che la gente vuole fortissimamente vuole provarci che poi non ci si arrivi un altro paio di maniche. E inconsciamente Fabio Bandini ha toccato quello che io mi ero serbato del tuo articolo, ossia questa voglia di eh, volare. Eh, che non deve essere tarpata. Andiamo sui commenti del nostro sito e partiamo da Catturai laquila teatina. <ride> e saluto. Catturai laquila teatina. Sento il dovere di ringraziare il nostro ex mister Di Francesco per aver preso la saggia decisione di lasciare la sua Pescara, città che lo aveva rilanciato e adottato a seguito del tracollo di Lanciano. Premiato con tutti gli onori per una promozione che, con l'organico a disposizione, appariva quasi obbligata, ed ancora giustificato per un girone di ritorno da incubo: ancora un paio di partite ed avremmo disputato i play-out. È stato rispettato, protetto ed amato come pochi altri suoi colleghi, ma questi sentimenti non sono stati sufficienti perché alla prima occasione se n'è andato. Buon per lui e buon per noi, che ora ci godiamo il grande Zdenek, il nuovo profeta della nostra pescara sportiva. Buona serie, mister di Francesco. Peccato che il prossimo anno non ci incontreremo. <ride> Tanta ironia da parte di, di catturare l'aquila teatina, adesso stai catturando anche la simpatia nostra perché effettivamente è una bella battuta. Però, sinceramente, un po'. Mi dispiace per Mr. Di Francesco. Sì, sì sia sì. per la sua situazione sia anche perché. È una situazione che so... potrebbe fare da corollario anche a quella del, dell'altro nostro ragazzo, Giampaolo, che ha già lasciato la Serie A. No? Quindi tu dici che Giampaolo eh, è so, stato credo... il precursore di un destino comune. Potrebbe, potrebbe, potrebbe non finire il, il, la stagione. Insomma. E veniamo a Germano D'Acuneo. Buonasera, Germano, il quale scrive. Il delfino pescarese venerdì sera a cena ha fatto fuori, spolpando con un chirurgico 433, un intero galletto barese con due patate rosolate al forno. Neva ghiotto catturai l'aquila teatina. Il pescara sempre più fame e l'appetito, come dice un saggio proverbio, viene mangiando. A questo punto penso che il Pescara non possa più retrocedere direttamente, è santo cielo. Beh sì, ingrattiamoci intanto. Si è prenotato Lascoli, <ride> avendo raggiunto la salvezza all'80%. All A differenza dello scorso campionato, che dopo ogni partita cambiava la situazione in classifica, senza avere nessuna certezza sia se per i playoff sia per i play, per per i play, play Sì, Sì, beh, insomma, Germano ha... Ha toccato bene, dice l'appetito, viene mangiando. Si ricollega in parte a quello che avevamo detto prima: perché non provarci? Sì, ma ha toccato anche un altro argomento interessante. Secondo me, sì. situazione definita sia per i playoff sia per i playout: cosa sta a significare che il campionato è diviso già in due tronconi ben definiti? Beh, si è già spaccato. È abbastanza. Insomma. E questo cosa è sinonimo di un innalzamento rispetto all'anno scorso del livello tecnico generale oppure è una circostanza? Casuale, dovuta alle squadre che ci sono quest'anno, e l'anno prossimo magari si tornerà in Serie B. ad Ma avere diciamo un che basso. i livellamenti sono stati sempre in basso in questi ultimi anni, perché in definitiva, squadre che giocano davvero un gran bel calcio, anche in Serie B ce ne sono poche, e il Pescara fa, fa da maramaldo proprio in questa situazione di bel gioco. Credo che quello che sta contribuendo molto alla spaccatura del campionato è l'aspetto fiscale, è quello che ti fa prendere punti di penalizzazione che sta mettendo diverse società in condizioni davvero di imbarazzo e io credo adesso tra poco ci saranno altre scadenze importanti, no? scadenze importanti e credo che qualche società possa anche ritrovarsi nella condizione di non poter ottemperare con precisione, quindi ci potrebbero essere anche dopo Natale altri, altre penalizzazioni. Quindi il Pescara, che questo dobbiamo dare atto alla società, invece, è un gruppo mh, dal punto di vista squisitamente amministrativo perfetto. Quasi, beh, il pescara non può che sfruttare e, e, e quantificare al meglio questa sua situazione. A proposito di scadenza importanti di una società ottima, come appena sottolineato tu, da questo punto di vista, del Pescara, ricordiamo che domani. Dovrebbe essere una giornata importante, non solo per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ma anche perché ci dovrebbe essere un'assemblea dei soci importante, soprattutto per quanto concerne l'aspetto poggio degli ulivi. Se sì. ne saprà di più domani, però, quello che eh, sta emergendo in questi. In questi Devole, giorni e sì. che eh, oramai è fatta e si può iniziare a pensare a un pescarello. C'è sì. un signore che dice che è il suo compleanno, chi è eh, Germano? Ma ah, ci arriviamo Germano. in itinere, Gianni. Diamo sì. spazio sì, 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 cronologico sì, sì. a coloro che si sono prenotati prima, come nel caso di Gio, Gio buonasera anche a te: contro il Varese si registrano due assenze importanti in porta e a centrocampo, ma quando potremo vedere la formazione tipo? Bella domanda, caro Gio Gio. Tuttavia domani bisogna vincere a tutti i costi, bisogna stare vicini ai ragazzi ed incoraggiarli per tutti, I 90, 90 per tutti i 90 minuti con un tifo infernale. Speriamo bene. Senti, Giorgio, questa è una situazione che riguarda non soltanto il pescar ma un sacco di società, un sacco di squadre. Cioè, eh, troppi giocatori si fanno male, troppi giocatori non ce la fanno e qualcuno dice che ci sono troppe partite. Qualcun altro dice probabilmente che le rose sono abbastanza eh, strette per alcune società per cui non ci sono le alternative e quindi il turnover che faccia riposare i giocatori. Io dico pure che c'è un problema di alimentazione e di, e di allenamento che non tutti sanno fare al meglio. E se c'è un aspetto estremamente positivo di, di Zeman, perché dal punto di vista squisitamente tattico sappiamo che lui fa il 4-3-3 da sempre, il 4-3-3. Oramai lo conosciamo anche i ragazzi, mio figlio Vincenzo, che ha 14 anni e che segue il calcio del 4-3-3, sai tutti i pregi e tutti i difetti, quali sono le possibilità positive, quali sono le alternative di difesa rispetto al 4-3-3, ma quello che però ti porta a, a, a differenziare una squadra dall'altra è il tono atletico, siccome si dice che è il tono che fa la musica, no? Non sono le note, basta, c'è cioè il tono. Eh, il tono porta la musica di Zemana a raggiungere dei crescenti rossiniani. Me li consenti queste divagazioni così sì, linguistiche. Allora a un certo punto ci si m, porta a dire questo: Bari, che l'ultima eh, partita che ho ancora negli occhi. Tu vedevi i giocatori del Pescara che correvano e i giocatori del Bari che passeggiavano. Allora in questa. Eh, Dicotomia che c'è la differenza tra il valore zemaniano e gli altri. La domanda semmai è questa: riusciranno i nostri ragazzi a tenere questo stato di, di tono per tutto il campionato? Credo di no, perché per quanto siano bravi e per quanto siano giovani, quindi capaci dei recuperi notevoli rispetto a chi ha qualche anno in più, una fase di eh, discesa dobbiamo sicuramente prevederla. L'importante è che quella fase di discesa sia controllata come quando un pilota fa il derapage, fa la, eh, come si dice, la sbandata controllata in curva, sbanda per accelerare di più. No? E siccome Zeman è maestro in questo, io credo che. Quando sento alcuni criticoni, perché sono i criticoni? Tu vedi, Pescara è secondo in classifica, sta giocando un calcio splendido e io sento in certi gruppi gente che, si sta, che sta aspettando la scivolata d'ala eh, per dire: Ecco, avevo ragione io, Zeman nel solito Zeman. No, il problema è questo: è che se il Pescara che sta giocando a questo livello, con l'esperienza che ha adesso Zeman, per cui riuscirà a controllare questa probabile fase di involuzione, ma soprattutto se sarà aiutato Zeman dalla società che nel momento canonico che sarà gennaio-febbraio gli dà qualche elemento fresco, nuovo da immettere nella formazione, allora probabilmente noi potremmo fare, come dice il nostro. Eh, bravo Alceo Tonto Donati che non si vede ma, ma fa sentire la sua anima eh, pregnante qui in studio dice il Pescara non fa i playoff il Pescara vince il campionato scongiuri ammessi però il, il commento di Gio eh, oltre a farmi ricordare a coloro che ci stanno seguendo che domani le assenze saranno 4 2 per squalifica, sì. Brosco e Togni e 2 per infortunio immobile ed anania oltre a lungo degente per rotta, mi eh, pone eh, questa domanda da farti. Lui ha detto due assenze importanti, Gio Gio, sì. in porta, a Nania e a Centrocampo, riferendosi a Togni. Sì. Cosa significa che immobile è già passato nel dimenticatoio? Nel senso che non è più reputata un'assenza così importante perché Maniero ha fatto bene. O perché no, è probabile che Gio probabilmente è rimasto colpito di più dalle assenze di centrocampo. Perché, come ben si sa, il centrocampo è la parte nevralgica del, del gioco dove ci si difende e si attacca, e soprattutto perché ha notato che eh, tra insigne, eh, Sanzovini e Maniero insomma bene o male riescono eh, non a far dimenticare i mobili, che Immobile è sempre quel gran bel giocatore che è, però naturalmente eh, quest'anno possiamo dire la, 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 questo, che abbiamo la grande fortuna, ma merito è che di, della società e di Zeman, di avere 4-5 uomini in attacco e siccome lui ne utilizza 3, eh, ne sono 5 più o meno che, che possono... Sostituirsi in null'altro senza farci sentire troppo la differenza, insomma. Domani pensi sia possibile: eh, insigne o soddimo finto centravanti con due esterni, Sanzovini o Giacomelli o ma il Ma c'è a parte che, che lui ti sorprende ogni volta perché eh, quest'anno eh, non ha fatto mai azzeccare le formazioni ai giornalisti. Però io ti dico la cosa, ma, ma perché se un giorno ti ritrovi per, per tutti coloro che amano Sanzovini centravanti, ti ritrovi Sanzovini centravanti con i due esterni di, di, diversi. Insomma, abbiamo tante possibilità, tante alternative. La, la, la bellezza di questa formazione in attacco e che può presentare delle variazioni, è tutto efficace. Il timore invece vi viene a centrocampo e in porta e anche in difesa. Laddove, se ti vengono a mancare Capuano, per esempio, Capuano è Brosco, Capuano è. E romagnoli, allora senti che c'è la differenza, no? perché le alternative non sono altrettanto valide. Soprattutto poi, importa c'è questo pinzoglio che è un ragazzo sicuramente talentoso, para bene dai, diciamocelo la verità. Però ogni tanto ti fa la cappellata giovanile. No? Esce, una volta si diceva a farfalle, no? esce, così esce perché è un irruento. Esce. però la palla deve essere sua perché a me hanno sempre insegnato che quando la palla arriva nella piccola area io dico anche nella grande area ma quando arriva nella piccola area non ci sono santi e madonne anche se devi rullare sul tuo compagno di difesa la palla è tua è preda del portiere, è preda del portiere. e torniamo da facebook per il commento di Antonio Casale che salutiamo sia io che Alceo ma sicuramente anche Giannis anche non so, se non ha non me lo ricordo, il non... piacere di conoscerlo non fa parte conosco. del gruppo Zeman okay. infatti lo dice subito all'inizio del suo is del suo scritto secondo noi del gruppo Zeman non si tratta di provarci o no Zemanlandia che gira arriva a 10 punti davanti al Torino. <ride> Il nostro auspicio è che non ci siano inconvenienti al momento imponderabili e di natura non, non tecnica, tecnica ha messo nonno maiuscolo, sì. Maiuscolo non. L'unica cosa che può fermarci. Rileviamo intanto che Pescara è una piazza competente e matura e voi in studio siete una faccia di questa medaglia. Grazie Antonio. Saluti dal gruppo Salvatore Piedimonta in testa. Saluti. Va e bene, complimenti. Io dico ricambiati. una cosa: qualcuno si è sorpreso, no? Mi pare di averlo già accennato l'altro lunedì, dice, ma com'è che Gianni? Ha sposato totalmente la politica e la filosofia di Zeman, mentre per altri allenatori invece sembrava un, un mangia allenatori. Ma perché effettivamente io non mi faccio condizionare, scusa, non voglio essere presuntuoso, ma io faccio a 360 gradi il mio lavoro. Io vado avanti per la mia strada, anche quando eh, mi rendo antipatico, anche quando ricevo delle critiche gratuite. Non non meritate, ma me le tengo perché so perfettamente che nella vita so parte del tuo ruolo, ognuno tuo di doccia. noi ha il doppio pubblico, chi ti vuole bene, chi non ti vuole bene, chi ti stima, chi non ti stima. E naturalmente il tifoso medio, siccome tutti si sentono dei grandi tecnici, il tifoso medio dice che tu sei bravo quando esprimi dei pensieri che sono a lui congeniali. Diventi ciuccio perché dici delle cose, ancorché esatte, che non collimano con, con i suoi pensieri. Detto questo... Io non è che, che, che sono diventato più morbido, è che Zeman mi ha messo nella condizione di non poterlo criticare perché effettivamente quello che sta proponendo Zeman oggi è magistrale. Perché badate bene, ragazzi, che noi non abbiamo uno squadrone eccezionale. Abbiamo dei buoni elementi. Di eccezionale c'è cioè insigne, per esempio, no? Però sono Capuano che è uscito fuori ma è stata una sorpresa più che altro, no? Diciamo che i grandi valori li sta immettendo lui perché è il coacervo delle forze bianca cioè è il gruppo che fa, che fa spettacolo, non sono i singoli elementi. E quando qualcuno dimentica di lavorare per il gruppo e pensa di lavorare per se stesso, allora toppa e fa l'errorino per il quale si incazza poi Zefano. E ti dirò... Collegandomi a quello che stavi poc'anzi Anzi, di, affermando, che non mi stupirei se di qui a molto breve vedremmo i due che hai citato, Insigne e Capuano, con un azzurro un po' più intenso di quello dell'Under 21. Torniamo ai eh, commenti sul nostro portale, c'è quello di Milano. Sinceramente, scrive lui, la cosa che mi dà più fastidio è che la gente che in questi dieci anni su altri siti mi ha dato del gufo e del criticone, perché volevo vedere il Pescara giocare a calcio. Oggi gode di quello che voleva un gufo. Per il resto spero che i veri tifosi del Pescara capiscano che i giocatori non si legano alla maglia, perché a Pescara c'è il mare, ma solo se sentono il, il calore della gente. Del vecchio, che era dell'Inter, rimase a Roma dopo un'autentica festa per lui organizzata dalla Curva Sud. L'unico modo per non far tornare a Napoli insigne è farlo sentire veramente importante. Se no, manco se andiamo in A ce lo teniamo un anno in più. Basta dire che i giocatori sono tutti mercenari pensando a Cala Io. Uh -huh. Beh, sì, oddio. Come si chiama questo ragazzo? Milano. Da Milano. Beh, ha detto delle cose abbastanza interessanti. Cioè, Gli dà fastidio che la gente... Eh, quando lui voleva il bel calcio, parlava gli dava del gufo. A parte il fatto che dare del gufo alla gente, credo che sia una, una boiata perché gufo. Sì, ognuno. Ci dilettiamo certe volte a creare delle, delle, eh, categorie. delle, delle categorie, anche dei miti in negativi, insomma gufo. Se uno avesse veramente la forza di gufare, di poter eh, far eh, pendere i risultati secondo i suoi desideri, questo diventerebbe un uomo eccezionalmente ricco e valido, sia perché potrebbe proporsi come anti-gufo o gufo ma per le squadre avversarie, quindi vada un dirigente, gli si ho questa capacità, lo dimostra e guadagnerebbe davvero... Mh, molto oppure potrebbe giocarsi il risultato, non è questo, sono stronzate Dai, diciamoci la verità. il fatto è questo è che, è che eh, Pescara più che il bel calcio eh, negli ultimi anni voleva rivedere una squadra competitiva dice, quante volte ho sentito e ho letto che si giochi male purché si vinca no? ti è capitato di sentire queste frasi? sì, eh... talvolta lo penso anch'io oh, dice mh, perché effettivamente la questione del divertimento, del, dello spettacolo per lo spettacolo, questo sta solo al ti, allo sportivo, non al tifoso. Il tifoso, ho detto prima, vuole vincere anche se, se prende un accidente al portiere avversario. Per lui va bene, basta che la palla e entri dentro. No? Giusto? Giusto, e ti dirò di più. Sì. Io spesso e volentieri sono fautore di questa teoria <ride> e non ultima per domani perché per me è più importante la vittoria. Di come viene domani, Di come viene. allora, detto questo, ora è bene che Milano si sia presa la sua soddisfazione, perché oggi effettivamente Pescara gioca bene. Lo dicono in tanti: io dirigo un'agenzia giornalistica per cui. Sono in contatto con molti colleghi di altre città, soprattutto colleghi di altre città, perché i servizi li comprano quei giornali che non hanno le redazioni a Pescara Non mi prenderebbe mai un servizio dalla mia agenzia il Messaggero, che ha una sua redazione e soprattutto un validissimo rappresentante come Pierpaolo Marchetti. Detto questo, tutti mi dicono: eh, Gianni, noi vediamo spezzoni di partita, ma questo Zeman ha fatto veramente miracoli a pescare, sta facendo grandi cose. Badate bene che io vivo il, il momento per momento, perché il giornalista racconta i fatti nel momento in cui accadono. Badate bene, alle persone intelligenti non devo dirlo, però siccome qualche volta eh, c'è qualcuno che l'intelligenza la lascia da parte, voglio dirvi che se dovessero andare male le cose nel futuro, e mi auguro, io ho un tavolo di legno, quindi tocco legno tranquillamente senza fare gesti osceni, se dovessero andare male io dovessi criticare che non venga qualcuno a dire come è capitato nel passato, Lussoso ha cambiato idea. No, sono i fatti che sono cambiati o che, o che cambieranno. Io mi auguro che non cambino e mi auguro soprattutto che Zeman abbia la sua freschezza mentale fino a giugno, soprattutto che la, sua, che la società lo sappia sostenere. Badate bene che io non dimentico una frase che ha detto un direttore sportivo che che stava cercando di farsi rinnovare un contratto dicendo che aveva dietro la porta di casa non so quanti presidenti di Serie A a fargli firmare il contratto, che però prima di andarsene ha mollato una cattiveria di grosso respiro che forse a qualcuno è sfuggito, sì avete preso Zeman, ma la società sarà in grado di sostenere Zeman. E di capire Zeman, te lo ricordi o non te lo ricordi? Ero presente quando l'ha detto. Io non ho detto il nome di chi l'ha detto. <ride> E torniamo... Come si chiamava? Lucchesi. Sì, eh, sì, sì, si, sì, chiama proprio... Lucchesi sì si chiama tutt'ora Lucchesi, perché gode di buona saluta a quanto bene, so. Va bene, va bene. Torniamo sul nostro portale per Germano da commento personale. Eh, Gianni, personale, vediamo, che dice? Gianni oh, ah, ho ricevuto il tuo tesoretto del Calcio Pescarese, che per me è più di un instant in life. life. Ah. E io paragono a come canna, ma sarà sempre gocce di memoria. Solo tu hai capito. Mentre i tuoi amici accanto a te diranno: Ma chi sti di? Boh, Gianni, da signorante che non sanno, è una spiegazione. Salute sì, a da, signor... no, no, sì. Niente, eh, mi, mi hai commosso Germano perché lui nel, in queste quattro righe ha messo i titoli di alcuni dei miei libri eh, più importanti di cui ho, eh, ho memoria. Romantica Instance of Life è stato uno dei miei primi libri raccolti di poesie pubblicato a Londra, mi ricordo che ha avuto un successo enorme a Londra e c'è stata la BBC che mi ha dato, dedicato un servizio enorme e, e, e l'amico Germano lo ha ricordato. Che c'è qualcosa non va? Sp Ah, un, sì, un po' per, in, per agevolare e Perché io vado cercando sempre di leggere ah, ah, le ah, frasi. Ah. Di... E quindi In of Life. Poi ha ricordato Come Canna, un'altra mia raccolta di poesie molto interessante. E poi ha ricordato ancora eh, Gocce di Memoria. E, e va bene, sono tutti i miei libri. Ti ringrazio per averlo ricordato, Germano. E come fai ad avere tutti questi libri? Vivi a Cuneo, ma c'ho tutti i miei libri, questo signore. Va bene. E allora Germano, scusami se mi permetto, non l'hai citato, lo cito io perché l'ho letto e l'ho trovato molto interessante, le stagioni della mia vita. Le stagioni, allora te lo mando, dai, lo manderemo, è un romanzo, è un romanzo ed è un bel romanzo, dai. Argo, buonasera, Argo scrive, parlare fa bene, ma c'è molta differenza tra la teoria e la pratica. Questo lo diceva anche una barzelletta di Perino che non mi sembra il caso di, di eh, pronunciare sì. adesso. Il Pescara sta facendo anche troppo per me. Saluti a tutti. Chi è questo signore? Argo 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 come, come, il... Argo come il cane il cane, il cane di Ulisse Argo E come anche una città greca Argo Ergo Mi viene subito per assonanza Ergo Riflettiamo, perché sta facendo troppo? Sta facendo bene, non troppo. Se è vero, come è vero, che Zeman, perché io faccio riferimento al maestro, no Zeman ha detto che questa squadra ha margini di miglioramento notevoli, quindi può fare ancora di più, quindi non ha fatto ancora troppo, soprattutto perché il fatto bello è questo, e quindi da da sportivo dobbiamo riconoscere da tifoso forse no, ma da sportivo sì che il Pescare sta vincendo delle grandi partite pur facendo degli errori se questi errori li elimina che farà? Eh, potremmo sognare per davvero torniamo da facebook dove c'è WG Zuccarelli che salutiamo Conosci tutti, vedo che saluti tutti Eh sì, beh, eh, ci seguono, quindi sì, impariamo sì. a conoscerli In questo caso doppia G sì. l'ho conosciuto anche dal Senti, vivo Senti, io mi avvicino perché voglio leggere, mica peraltro esco fuori dal... No, no, va bene Zeman, ora come ora, è incriticabile sì. La mia paura è pensare a quello che accadrà O, o potrebbe potre... accadere Speriamo che non accada Come già stato detto da voi, possono esserci due muri il primo è la forma ora è facile dire che siamo imbattibili ma sì. quanto terranno sì. Dio ci accompagni sì. e il secondo è quello degli infortuni sì. mi viene in mente il Napoli l'anno scorso e quello di oggi se nessuno ti si rompe il meccanismo non viene intaccato ma se sei contato uh -huh. ad ogni modo Dio ci voglia accompagnare in Serie A sono il primo di una lunga lista a volerlo forza Pescara tipo ci ha messo vicino sì. è bello mi piace eh, sì, è simpatico questo WC. signor Zuccarelli ha toccato due corde estremamente importanti, la forma e gli infortuni. Per fortuna abbiamo una squadra giovane per cui i recuperi possono essere più rapidi, però poi mi, mi, mi sovviene che c'è Verratti, per esempio, che pur essendo giovanissimo i recuperi li ha lenti, allora dico qual è la verità vera? La verità vera sta in una terza combinazione, quando parla lui di che siamo contati e allora io ritorno al concetto, non per mettere il pepe sulla coda, della società ma avete fatto 30 fate 31 a gennaio bisogna avere qualche alternativa in più e vedremo cosa avviene a gennaio anche se i rumors già iniziano un centrocampista tal Burrai che non è male sembra poter arrivare torniamo sul nostro sito comunque facciamo gli auguri se no ce ne dimentichiamo eh, Germano, Germano D'Acunio oggi è il suo... mio compleanno e spero veramente che domani il Pescara mi faccia un bel regalo tanti Germano tanti, tanti 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 cari auguri eh? Ma va bene ancora due patate al forno che condividerò volentieri con cattura l'aquila la, teatina. Ma perché mi parla di condividerò volentieri? Perché l'aquila teatina sta pure a cuneo, oppure tu vieni a pescare oppure. No, sono molto amici e si e sentono... Quindi si sentono allora queste patate come vanno? Così, metaforicamente parlando. Non parliamo di patate che già vedo la faccia di Aceotonto <ride> Donati. Metaforicamente eh, parlando. E comunque catturare quella teatina viene sempre allo stadio, lo vedo sempre, e sempre molto grintoso. Sì. Continua Germano da Cuneo, Zeman è un furbacchione. Da fonte certa ho saputo che dopo la prossima partita... Di Francesco, di Francesco di ritorno, di ritorno da, Cesena. da Cesena scende a Pescara con la valigia in mano. Oddio, ha anticipato un po' quella cattiveria che ho detto io prima, no? Sì, è che io sinceramente non mi sento di augurare a Eusebio. nessuno, No, nemmeno io, perché Eusebio è un caro ragazzo, però probabilmente eh, vabbè, le cose della vita sono così. Se non fosse andato via lui, probabilmente non avremmo preso Zeman, perché saremmo rimasti con Zeman. lui. E lui ha voluto provare la serie A. Forse avrebbe fatto bene a farsi un altro anno di serie B e migliorare un po' anche come personalità e come carattere. Non lo so. Comunque... E lo dicemmo in tempi non sospetti esatto. non per fare i facili profeti. Avevamo saltato il commento di uno dei tanti utenti che ci segue dall'estero, Pescarese da Parigi. Gianni, oggi ho spedito. Ah, bello per, per il, il libro. libro benissimo. Appena eh, ce l'avrai a casa, appena avrò il tuo indirizzo. Senza... A proposito degli utenti che ci seguono da fuori, mi preme salutare una persona che oggi ha contattato il nostro Alceo e che in Brasile, pensa tu, Gianni, pensa? in un bar allestisco il maxi schermo per seguire le dirette di Forza Pescara, la tua e quella del giovedì. Che bello, ragazzi, un abbraccio. Come si dice il Brasile? dice eh, parlando del Brasile e della bellezza di questa, di questa terra, si dice questa frase: se non hai il tempo di girare il mondo, vai in Brasile e trovi tutto il mondo. Addirittura. Sì. Io sapevo un'altra cosa, ma no. la lasciamo <ride> perdere. Eh sì, bravo Arceo, in attesa che eh, pervengano altre riflessioni, domande e quant'altro sì, da mancano voi, mancano due minuti, ma mancano, eh. ah, dobbiamo solo Non arriverà salutare. più niente, blocchiamo. Stop alle telefonate di ne sono diciamo accorta, stop ai commenti. Il bello, sera. il bello di questa trasmissione è che parli di calcio, riesci ad avere contatti umani. E, e un ora, un ora è un'ora, un'ora e tanta. Sono 60 minuti, è lungo un'ora di trasmissione senza pause. E siamo qui e niente ed è volato via. Grazie a voi perché effettivamente con i vostri interventi, con i vostri commenti ci aiutate, ci stimolate e ci date un piacere immenso. Quindi io non vedo l'ora che arrivi lunedì prossimo per stare ancora con voi. E allora sfruttiamo questi ultimi due minuti, Gianni, per sì. parlare di quella che sarà la partita di domani. Che gara ti attendi? Sei preoccupato, sei fiducioso e allora, a livello tattico che allora, poi è quello che ti compete. Parliamo da, tecnici, parliamo, no? parliamo da tecnici il Varese è una squadraccia è una squadraccia è, è rustica non è bella non fa il gioco bello di Zeman però è una squadra tosta, tignosa e il Pescara può vincere ha tutte le carte in regola per vincere soprattutto se avrà l'apporto e credo che ci sia del pubblico che si farà sentire davvero tanto io credo che il Pescara vincerà ma, ecco, vincerà, ma non sarà una vittoria facile. Vincerà ma non sarà una vittoria facile. Vincerà eh, ma non sarà una vittoria facile. Ti aspetti qualche novità in eh, formazione, caro Gianni, da parte de, de, di Mister Zeman. Ma sai, Zeman ci sorprende a volte. Però credo che abbia gli uomini contati, per cui non è che possa fare grandi alchimie tattiche, insomma. Gli uomini sono quelli con, le, con i quattro assenti che c'ha. Eh, quello che mi fa eh, pensare un po', riflettere, l'ultima partita che ha giocato il Varese l'ha vinto con lo Juve Stabia. No? 2 a 1. Ha vinto 2 a 1 e anche in quella partita ha dimostrato che in certe occasioni prendono il Randello e giocano Randellando. Eh. Assolutamente sì. e Vi salutiamo dando questa ipotesi di formazione che poi troverete con più dovizia di particolari domani mattina, anche perché potrebbero esserci novità il Pescara eh, in linea del tutto teorica dovrebbe schierare Pinzoglio tra i pali, confermare la difesa vista all'Opera Bari con chiaramente il cambio di Romagnoli in luogo di Brosco sì. a centrocampo un piccolo dubbio tra Cone e Gessa eh, per quanto riguarda la mezzala eh, destra Fermo restando che Verratti dovrebbe occupare il ruolo di premaker e Cascione, l'inamovibile Cascione, quello di mezza alla sinistra. Potrebbero trovare spazio tutti e due nel corso della partita, sia Cone che Gessa. A me ha impressionato Cone in alcuni istanti della partita di Bari, laddove sembrava che mettesse il turbo, forse probabilmente perché lui era più fresco rispetto agli altri, però l'ho visto che quando partiva a palla al piede faceva... Si faceva largo. Voglio dire, Cone sta confermandosi un elemento piuttosto efficace. Quindi. Io perciò ho detto non sarà una partita facile, ma il pescare alla fine la vincerà. Io, esigente di natura, invece, pretendo ancora molto e molto di più da Cone. Vi avevo lasciato con il tridente, che dovrebbe essere quello presumibile: insigne, Maniero, Sansovini. Salvo, salvo ipotesi estemporanee, insigne finto centravanti e l'inserimento di un esterno che potrebbe essere Giacomelli più che Soddimo anche perché quest'oggi Zeman di Soddimo ha detto che potrebbe essere impiegato centravanti ma sappiamo come fa il mister sì. per quanto riguarda il Varese con questo ci inoltriamo veramente alla fine dovrebbe ricalcare la formazione della volta scorsa del match che del quale parlava Gianni la vittoria 2-1 eh, con la Juve Stabia, in quanto non ci sono defezioni in casa Varisina, se non il lungo degente eh, Cazzola, stranamente dovrebbe eh, riaccomodarsi ancora in panchina l'espertissimo Terlizzi e davanti al portiere Pressani, il portiere esperto che ha sfilato il posto a Morò Dovrebbe esserci la linea 4 con cacciatore trost e camisa. E Grillo a centrocampo gli esterni saranno Carrozza e eh, Zecchin, centrali Curti e Curtic, anche se quest'ultimo è dato in ballo con Felipe. Io credo che giocherà Curtic perché è un elemento di spessore che, del quale si era vociferato anche in chiave Pescara. Davanti l'unico vero e proprio ballottaggio, c'è cioè un poker. Di scelta eh, al quale può attingere Maran costituito da eh, De Luca Martinetti, Neto Pereira e Cellini. La mia personalissima sensazione è che si andrà per il tandem pesante Neto Pereira Martinetti con buona pace del molto promettente De Luca e Cellini, però ovviamente potrei sbagliarmi. No, no, ma credo che Pereira e Martinetti saranno le due punte. Detto questo, vi salutiamo. Un abbraccio a voi tutti come sempre, appuntamento a lunedì prossimo. Appuntamento a lunedì prossimo, ringraziamo il Ceo Tontodonati eh, in regia e diamo quest'ultima notizia in favore di tutti quanti perché giovedì verrà inaugurato il nuovo sito del Gruppo Zeman consultabile al eh, sito www.gruppozeman.com e ci faceva piacere darne notizia a tutti i tifosi del Pescara. Detto questo... A chi piace, a chi non piace, buon Halloween a tutti e sempre Forza Pescara. Ciao.